Sì, grazie Presidente. Se è d'accordo posso anche fare un'unica illustrazione rapida di tutti e quattro gli ordini del giorno, così non sottraggo tempo all'Aula. In questo primo ordine del giorno chiediamo alla Giunta di cominciare a studiare un tema importante. Sapete che ATAC ha bandito una gara lo scorso anno per l'acquisto di 100 nuovi autobus ibridi che arriveranno entro la fine di quest'anno. Quindi prosegue il rinnovo del parco veicolare non solo in termini di quantità ma anche in termini di qualità con delle vetture a basso impatto ambientale. C'è però un aspetto tecnico non di poco conto: nel contratto di servizio oggi vigente tra ATAC e Roma Capitale non è definito il costo standard dei mezzi ibridi, è bene che ci si cominci a lavorare per arrivare poi preparati alla consegna e alla circolazione di questi mezzi che mi risulta debba avvenire al più tardi all'inizio del 2021. Nell'ordine del giorno successivo, il numero 2, diamo sempre indicazione alla Giunta di lavorare sul contratto di servizio in essere tra ATAC e Roma Capitale. Chiaramente parliamo sempre del contratto di servizio che disciplina l'affidamento del trasporto pubblico locale per quanto riguarda la ferrovia Roma-Giardinetti. Sapete, anche questo è un tema di attualità, trattato più volte in Commissione. Abbiamo consegnato al Ministero già a dicembre 2018 un progetto che sarà integrato entro il 30 aprile di quest'anno, che prevede l'ammodernamento, il prolungamento della ferrovia Roma-Giardinetti. Il Ministero ha prescritto che questa debba essere trasformata in tram. Contestualmente il Ministero ci ha anche approvato degli altri progetti importanti che abbiamo consegnato, realizzati con il supporto di Roma Servizi per la mobilità, di Risorse per Roma, di Roma Metropolitana e tutto il pool di tecnici che lavora al PUMS. Dicevo, sono stati approvati anche altri progetti tranviari, Togliatti e Tiburtina su tutti. Per questi motivi chiediamo quindi anche alla Giunta di lavorare con il Dipartimento Roma Servizi e Mobilità per definire un nuovo costo standard dei tram, perché chiaramente la rete cambierà in quantità, probabilmente ci sarà anche un nuovo deposito e quindi sarà giusto ricalcolare l'importo che dovremo corrispondere ad ATAC. C'è poi il terzo ordine del giorno che chiede anche qui di approfondire un tema molto importante che era emerso anche questo in diverse sedute di commissione, che è il tema della tariffazione notturna dei parcheggi di scambio. Ad oggi, ahimè, alcuni parcheggi di scambio, soprattutto quelli prossimi alle abitazioni, vengono impropriamente utilizzati come garage per il ricovero dei veicoli privati, impedendo in questo modo al pendolare che vuole lasciare l'automobile per prendere la metropolitana di poterlo fare, perché i parcheggi di scambio sono letteralmente intasati spesso di automobili private. Supportati anche da una interessante analisi che Roma Servizi per la Mobilità ci ha mostrato in commissione, dove praticamente in tutte le città italiane esiste una tariffazione notturna dei parcheggi di scambio, chiediamo di lavorare per introdurre anche a Roma questa tariffazione notturna. Poi l'ultimo ordine del giorno, e così chiudo questa illustrazione complessiva, ringraziandovi per il tempo che mi è stato concesso. L'ordine del giorno numero 4 richiama in realtà una delibera di giunta che è passata appunto nell'organo capitolino a fine anno, che è il tema dei servizi, delle linee guida per i servizi di sharing, che già questa delibera introduce una importante possibilità, ovvero quella di riservare degli spazi nei parcheggi di scambio per i servizi, per i veicoli in sharing. Chiediamo chiaramente, visto che la Giunta già si è pronunciata su questo tema, anche l'Aula, immagino sia importante, ritengo sia importante che si esprima e che quindi dia il più ampio supporto e condivisione su quello che ci sembra un tema assolutamente condivisibile. Grazie Presidente.